comanda qua? Agli ordini, signor commissario. Lasciamo perdere i convenevoli. Quanti sono i morti? Erano 53, ma c'è stato un inconveniente. C'era un camion sulla barca. Ci è scappato. Quindi i morti non sono più 53, ma 52. Cucureddu? Comandi, capo. Qual è la rota più vicina qua? Bari. Giocami 100 secchi su 52 de Bari, eh? Sì. Ragazzi, qualcuno di voi ha preso la targa di quel maledetto camion? Yei! Sì. D 65, io mi fai. Sicuro, come la morte. Bravo ragazzo, mi piace. Speranza, Nicolo. Sei in grande speranza. Cucureddu? Dica. Diramiamo immediatamente il numero di questo camion a tutte le questure d'Italia. E poi cerchiamo un campo base qua vicino. Dai, forza, cerchiamo di ravvivare un posto a posto. Voglio sentire la musica, fatemi sentire la musica. Dai, dai, andiamo dai corpi, dai. Forza. Aio. Dai. Cucureddu. Ammazzate che corpo, ma chi è? La Ciccotti, una settimana che sta qui. È nuova. È nuova. Informate se c'è un cellulare e se c'è l'uovo. Vai. Cucureddu. Informate se il cellulare c'ha a contratto oppure c'ha la carta ricaricabile. Perché? Carica ricaricabile, una più sciolta, disinvolta e svegliate. Vai. Ma che cosa stai dicendo? Oh, la figlia della mignotta, ma che me volevi ammazzare? Come si esprime questa bestia? Come osa di parlare così a me? Ma state zitta, extracomunitario, si scendi di pista. Mortacci. Buoni quelli dei centri sociali, alla ma. Cioè, sono tutti quanti dei pischelli ricchi che giocano a fai pezzenti. Dammi una piotta, ma dammate una piotta, che c'ho una lira, li mortacci tua. Vabbè, pensala come te pare. Però i pezzenti del centro sociale sono stati l'unici a darci lo spazio per la GEM. Ma che sei scemo? Che te sta a mangiare una mosca? Sei scemo te. Il principe delle tenebre ormai tra noi. Presto la sua stirpe governerà la città. Dobbiamo imparare a nutrirci della vita per rigenerarci. Ma mi sa che mi tocca chiudere in comunità, oh. A te la roba ti fa un effetto strano. Eccolo, principe delle tenebre, sei benvenuto. Quello è il principe delle tenebre, ma che non vediamo, è un vecchio su un motorino, non sa manco portare. Oh, ma che cazzo fai? Oh, ma non c'è stava nessuno nella vostra scelta. Stai attento a come guidi, giovane amico. Ma com'è possibile? Io non l'ho vista. Vabbè, se non si è fatto niente, se ne potremo pure andare. Ma che andà? Io voglio capire perché non si rifletteva nello specchio. Questi maledetti oggetti servono solo alla vanità umana. Senta, noi non volemo casini. Famo che siamo pari e finimola così. Non finisce niente. Te mettevi di un bel po' di cose. Comincia a dirmi che cazzo vuoi da sola. Il tuo sangue è caldo, mio giovane amico. Fossi in te mi preoccuperei piuttosto della tua bella amica con la pelle di ebano. Ma che Daphne? Guarda che sì, ha fatto qualcosa, te giuro che... No, no, frate, lascialo sta sto stronzo. Ehi! Hey. Commissario? Commissario? Siamo qua per un'altra delle vittime del maniaco omicida, ma sappiamo che questa volta ci dovrebbero essere dei testimoni... Senta, c'è un segreto istruttorio, abbia pazienza, per favore. Quanto sono fragili sta giornalista, insomma, mica tossite come te. Brava, mi sei piaciuta. T'avevo fatta apposta, devo notare stare riflessi, sei proprio un cobra, mi piace, lo sai. Ma che è successo, commissario? Manna ma a Siracusa. A Ciccotti. Tanto c'è pure l'uomo, no? Eh sì. È bruciata, che ci faccio? Come volete. Scusate. The mother? Lombardi. Lombardi. Dai, dai, che non è successo niente, fossero queste le disgrazie della vita, dai. Reazione, dai. Che è terribile che stanno a fare sta cosa inutile. Tanto Daphne non è morta, vedrai che si risveglia. Non è stata impalettata come tutti gli altri.
come fai a essere così sicuro? So sicuro, frate. E devo fare assolutamente qualcosa. Stanotte. O mi prendi così come mi vedi in quest'attimo? Senti, io mi logamo. Allora prima gli ficcamo il paletto dentro al corpo. Poi gli tagliamo la testa. E poi gli ficcamo uno spicchio d'aglio in bocca. Vabbè, a zombie, mo questa te la devo dire. Cioè, dopo che gli abbiamo ficcato un paletto dentro al cuore, gli abbiamo staccato la capoccia con la sega, cioè, dimmi che c'entra sta stronzata dell'aglio. Oh, per ammazzare un vampiro, tocca seguire il rituale ben preciso. Vabbè, ma a quest'ora l'aglio dove lo troviamo? Alla ma non lo fa, cazzatone. Che se sbagliamo solo una cosa, qua stiamo nella merda. Azzo, io te capisco che sta nervoso, ma placa, datte una calmata, oh. Che me lo del culo per Daphne. Frate, so vicino. Io con Daphne c'è stavo una favola. Il fatto che sia andata a finire così proprio con lei è una merda. Vabbè, però mo vola la finita. Che se mi metto a piangere io qui succede una caciara. E poi mi sembra di capire che sta cosa la devo fare per lei. E Daphne, perché riposi in pace. Ammazza quanto era bella. Daphne è sempre spaccato. Se n'era un amico mio. Alla, ma non è il momento. Sto scherzando. Oh, sei sicuro che te la senti? Se no faccio io per te, eh. No, frate, grazie. Ma lo devo fare io. Io lo devo a Daphne. Mi sa che c'è ragione, non ce la faccio. Zombie, amore mio, fammi scippare del tuo sangue. L'abbiamo fatta, frate. Sì, ma io non riesco a essere contento. Oh, mo' è tutto finito, scordiamo se sta storia. No, qua non si scordiamo niente. Il bastardo che ha ammazzato Daphne la deve pagare. Stai con me? Sto con te. Certo non ci si crede, eh. I due MC più sfigati di Roma che sfidano il conte Dracula. Siamo d'accordo che se la raccontiamo in giro non ci crede nessuno. Ma chi la va a raccontare? No. Interessante. Molto interessante. Sveglio, sfaticati! Abbiamo localizzato un potenziale indirizzo dell'assassino. Cominciano i preparativi! Cucureddu. Sì? Fatti fare il mandato al magistrato. Quando le serve? Ieri! Marini! Dica, commissario! Fatti dare l'indirizzo dai ragazzi. Borgese! Domandi! Prepara l'arsenale. Subito! Voglio fare rumore. Molto rumore. Ma no, ci potete andare con le armi normali? Le pistole non gli faranno niente. Questa me la chiami pistola, ragazzo? Questa, porca troia. Questa batterebbe un bisonte con un sol colpo, sai? Voi pensate a farvi gli spinelli. Alle cose importanti ci pensano i professionisti. Sì, ma almeno andateci di giorno, che quelli che ha la luce del sole non c'hanno i poteri. E perché mai, ragazzo? Vogliamo dare spettacolo a tutto il quartiere, eh? Eh? Vabbè, noi vi abbiamo avvertiti. E i vostri avvertimenti saranno oro. Vai, vai. Marini, prendi l'indirizzo, va. Venite, vai. Cucureddu. Dica! Corri. Non staremo a fare una cazzata. Questi non sono fatti di spinelli, questi sono fatti d'altra roba. Chiama, dai. Sacconi? Sì. Scrivi. Pronto. Macchine blindate. Munizioni, torce, giubbotti, gomme americane, senza zucchero. Il giovane zombie ha scoperto la dimora del signore delle tenebre. E sti cazzi sciumi.